Con la voluntary disclosure il legislatore ha voluto fornire al contribuente la possibilità di sanare le proprie omissioni in materia fiscale per quanto riguarda il mancato monitoraggio fiscale, ovvero mancata compilazione del quadro RW, e la mancata dichiarazione dei redditi esteri. La contropartita di questa denuncia è una riduzione delle principali sanzioni amministrative, la cancellazione delle principali sanzioni penali, mentre rimane in capo al contribuente, per intero, rimangono in capo al contribuente per intero le imposte dovute. Una volta effettuata, diciamo, questa autodenuncia che avviene presso l'Agenzia delle Entrate, il contribuente può decidere, può optare o può decidere per il rientro dei capitali dall'estero, rimpatrio fisico, rimpatrio giuridico attraverso fiduciaria italiana, che lo esonera dall'obbligo della compilazione del quadro RW e quindi dà anche diciamo, l'alone della riservatezza, e mentre può optare anche per, diciamo, per detenere i capitali all'estero. Questa è la via, diciamo, che dal punto di vista fiscale è la più complessa, perché lo obbliga nella compilazione analitica anno per anno dei redditi esteri, nonché del quadro RW. Appare chiaro ed evidente che il ruolo del promotore finanziario non è quello di un semplice interlocutore nell'ultimo decennio per quanto riguarda le gestioni immobiliari dei valori del cliente. Le sfide del futuro, recependo anche la normativa al MiFID 1, MiFID 2, è quella di essere un professionista che abbia delle capacità trasversali e poliedriche da poter reggere le sfide future.